Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È finita. Rino Gattuso non è più l'allenatore del Milan, ma non solo, perché Leonardo non è più il direttore generale del Milan. Entrambi ufficialmente si sono dimessi. Vi dico la verità, io non credo che si siano effettivamente dimessi. Io penso che siano stati gentilmente accompagnati alla porta e che sia stato detto loro: sentite, facciamo finta che vi siete dimessi e arrivederci, perché comunque ci credo abbastanza poco, ma tant'è. Comunque il succo è che non fanno più parte del Milan, il succo è che parte l'ennesima rivoluzione, parte il vero Milan di Elliot e parte il vero Milan di Gazidis. Quindi ragazzi, prepariamoci a una stagione dura, prepariamoci ad un'estate con tante, ma tante sorprese, perché ci prepariamo all'ennesimo anno zero. Porca miseria, non ne posso più. Però, oggi parliamo di Gattuso e di Leonardo. Cosa dire del Gattuso allenatore, che io non ho già detto su questo canale? Allora, io sono sempre stato molto severo con Gattuso, però devo riconoscere che quando arrivò al Milan per sostituire Vincenzo Montella fece un lavoro straordinario per la prima stagione, perché riuscì ad ipotizzare una rimonta praticamente impossibile sull'Inter e sulla Lazio. Per un momento pensavamo anche di poter arrivare in Champions, però poi effettivamente eravamo figli di un girone d'andata troppo disastroso per crederci davvero. Però la sua prima stagione fu senza dubbio molto, ma molto positiva. Il problema qual è stato? Il problema è stato effettivamente l'addio di Mirabelli, perché mandando via Mirabelli, che con Gattuso era culo e camicia, e mettendo Leonardo, che ragazzi sappiamo Gattuso e Leonardo non si sono mai presi, quindi insomma lì si è rotto effettivamente qualcosa. Si è visto effettivamente che Gattuso aveva un altro atteggiamento, si è visto che non era tranquillo, e in molte conferenze stampa, in molte interviste non l'ha neanche nascosto. Perché se pensiamo a quello che ha detto quando è stato prima della Samp, credo, che ha detto proprio senza nessun problema: a fine stagione dirò tutto quello che è successo. Ragazzi, se uno se ne esce così, è chiaro che qualche problema c'è stato. Ragazzi, per me la sua stagione è negativa, cioè la sua seconda stagione è per forza negativa, nonostante tutte le attenuanti del caso, nonostante sia arrivato a un punto dalla Champions, però non prendiamoci in giro, cioè è arrivato ad un punto dalla Champions, perché quest'anno la quota Champions è stata veramente, ma veramente bassa, perché tu negli altri anni con 68 punti, bene che ti andava, arrivavi sesto. E quindi se l'è giocata perché l'Inter ha fatto una stagione pietosa, se l'è giocata perché Roma e Lazio non sono esistite, nonostante tutto si è fatto superare dall'outsider Atalanta. Quindi io lo so che molti di voi pensano che la stagione sia stata positiva, ma per me non lo è stata assolutamente. Non per, ripeto, non solo per colpa sua, però è evidente che Gattuso a questo Milan, dal punto di vista dei principi, dei concetti, non abbia dato nulla, veramente nulla. Quel possesso palla all'inizio dell'anno fatto così a me non piaceva. Fortunatamente quando è stato inserito Bakayoko al posto di Biglia qualcosa è cambiato, abbiamo giocato un po' meglio, però non è bastato. Quindi ragazzi, che dire? Grosso in bocca al lupo a Gattuso, perché comunque è un milanista vero, gli auguro tutto il meglio possibile, però è un bene che sia finita per lui e per noi e per il mio fegato soprattutto. Detto questo, passiamo a Leonardo. Ragazzi, il lavoro di Leonardo in questa stagione, secondo me, è ingiudicabile. Ingiudicabile perché il suo mercato estivo è fatto sostanzialmente da quattro acquisti quasi obbligati e un prestito. Perché lui prende Bakayoko in prestito, prende Higuaín e Caldara per risolvere il problema Bonucci, prende Castillejo perché Bacca se ne deve andare per forza al Villarreal, e prende Laxalt per
perché il Genoa doveva al Milan i soldi per la Padula, mentre qui si sta scatenando il temporale. Quindi poi va a gennaio e prende Paquetà e Piontek con Gazidis che gli blocca gli acquisti di Ibrahimovic più tutte altre robe. Quindi non lo so, io non riesco a giudicare effettivamente in maniera negativa il lavoro di Leonardo. Se c'è qualcosa che Leonardo ha sbagliato, sicuramente è stato l'approccio appunto con Gattuso, perché ha tentato di farlo fuori fin dall'inizio, non l'ha mai difeso, alla prima occasione lo ha sempre messo in difficoltà. Dopo il derby c'è stato, prima del derby c'è stato un po' di casino. Quindi, ragazzi, insomma, era un rapporto che non poteva portare a niente di buono. Elliott ha deciso di segare entrambi. Spero che Maldini non faccia la stessa fine, però anche lui, cioè, da quello che ho potuto capire, è in dubbio. Però adesso voglio anche parlare di una cosa. Io, per tutti quelli che parlano di confusione Milan, in questo momento c'è una grande confusione, nessuno sa niente del Milan. Beh, allora, ragazzi, quello che abbiamo visto quest'estate, a conti fatti, non era il Milan del fondo Elliot. Perché che cosa succede? Quando Elliot assume il controllo del Milan, mette Scaroni come presidente di chiara matrice berlusconiana, prende Leonardo, prende Maldini. Ragazzi, è evidente che loro, arrivando ad estate, già a mercato già iniziato e ad un mese e mezzo dall'inizio della stagione, loro hanno evidentemente parlato con la cricca di Galliani dicendo: dateci una mano perché qui non riusciamo. Evidentemente, dopo un anno hanno detto: adesso facciamo a modo nostro. Abbiamo visto come funziona, abbiamo visto come lavorate, e questo è un metodo che per la situazione attuale del Milan non può andare avanti. Io, ragazzi, perché non vi ho parlato di mercato? Non vi ho più parlato di mercato da febbraio in poi? Perché non si poteva sapere nulla, nulla, completamente nulla. Perché quando un direttore sportivo è in dubbio, quando l'allenatore è già praticamente segato, quando non sai chi arriverà e quando ti avvia l'ennesima rivoluzione, è chiaro che ogni cosa che esce sui giornali è fuffa. Tutto quello che è uscito dai giornali in questi giorni è fuffa. Fuffa allo stato puro. Non c'è un cazzo di vero. È da settimane che vanno avanti con Campos. Tutti a dire: Leonardo sarà sostituito da Campos che farà da consulente, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi che cosa spunta? Campos non viene più. Spunta che non è mai stato trattato, il Milan non ci ha mai pensato e spunta oggi. E ovviamente quelli che dicono Campos Milan, quotazioni al ribasso, perché ragazzi non sanno niente, non sa niente nessuno. Questi, è finito il campionato e nel giro di 2 giorni hanno cacciato Leonardo, Gattuso e nessuno ne ha capito nulla. Quindi è questo quello che vi dico. Per me i piani del Milan dell'anno prossimo li conosce una persona sola, e quella persona si chiama Ivan Gazidis. Piaccia o non piaccia, quindi noi possiamo solo sperare che Gazidis metta le persone giuste al posto giusto. Io a questo punto credo che il nuovo allenatore potrebbe uscire da una rosa ormai più ristretta, dice di nomi. Penso che in ballo siano rimasti Giampaolo, perché è uno che con i giovani sa lavorare. Penso che Simone Inzaghi sia ancora in corsa. Non credo molto a Jardim, credo pochissimo ad Allegri, per quanto secondo me sarebbe una grande cosa. Ragazzi, non so, vediamo, vediamo come andrà. Io dico che entro 2 o 3 giorni già sapremo tante, tante cose.
Detto questo, video finisce qui, fatemi sapere qui sotto con un commento che cosa ce ne pensate, fatemi sapere se siete fiduciosi, se vi fidate di Gazzidis, se vi fidate di questo nuovo corso. Ragazzi, vediamo. Chi vivrà, vedrà. Buona continuazione a tutti qui su YouTube, mi piace, iscrivetevi, link in descrizione con Instagram e gruppo Facebook, iscrivetevi al gruppo Facebook, ci vediamo ad un prossimo.